Buongiorno! È il rumore delle macchine, non è bello sempre dormire vicino alle strade grandi, ma vabbè, oggi va così. Non ho dormito un granché, ma avrò anche gli occhi belli. Infatti non so perché mi filmo sempre appena mi sveglio, non ho ancora capito questa cosa qua. Flotto, stai bene? Ciao Charlotte! Mazza che freddo! In poche parole, mi sono accorto, cioè in realtà me ne ero già accorto ma non ci ho pensato, che sono praticamente in un luogo dove è pieno di spinte. La cosa buona, e sono veramente felice di questo, è che le gomme sono piene, quelle dietro, e quindi ho fatto un affare. Cioè, me l'hanno anche sponsorizzata, prima o poi vi dico anche bene la marca perché ora non me la ricordo. Però la recensione è veramente positiva, anzi 100% positiva. Il problema è che quella davanti, che non mi era arrivata in tempo, non è piena. E mi sono accorto che aveva delle spine. Ho la camera d'aria di scorta. Dollar Tree, Dollar Tree, Dollar Tree, albero dollaro, dollaro albero, praticamente un negozio dove è tutto un dollaro, anche se la roba non è buonissima. Sono venuto a scroccare wifi e bagno per domanda. Intanto riempio anche di acqua questa che è vuota. Ecco come mi lavo in strada. Bagni delle multinazionali, scrocco wifi e via. Sono delle macchine bellissime in questo posto qua, praticamente un posto dove ristrutturano le macchine d'epoca. Oh, che caldo! Sarebbe figo guidare una roba del genere. Che bomba! Quindi quando passi a piedi e ci sono dei lavori, gli addetti ai lavori, che tante volte sono anche donne tra l'altro in cantiere, quindi è bellissimo vedere questa cosa qua, in Italia si vede un po' di meno, ti accompagnano proprio, fermano i lavori, mi guardano strano, ti le staffetta, ti passano da un checkpoint all'altro, tu passi attraverso il cantiere che si ferma per te per farti passare, figata. Non ho spazio per camminare, non ho spazio, non ho sia spazio per camminare, è essenziale stare sempre dalla corsia opposta perché... come in questo caso che non c'è praticamente banchina, quando ci sono i tir grandi, se hai un po' di spazio comunque ti butti sul lato. Ah, che fatica! Ci sono tante piccole cose nel viaggiare lenti, come il sentire per esempio lungo una strada di questo genere le carcasse degli animali, come la carcassa di un cane piuttosto che di un gatto, lo senti lontano decine di metri a volte, quindi queste piccole cose qua effettivamente io non le racconto mai, ma esistono. Spesso mi capita di trovare cose in giro, adesso per esempio ho trovato delle fascette, è la cosa figa di andare a piedi anche, no? E trovi qualsiasi cosa. Ah, mi ha appena fermato quella macchina là che vedete passare, ed era uno sceriffo, un agente, dove gli hanno segnalato che stavo camminando in mezzo alla strada, sul ciglio della strada, e pensavano che nel passeggino ci fosse un bambino chiuso, no? Allora gli ho dovuto spiegare chi fossi, eccetera. Gli ho dato la mano e lui ha rifiutato di darmi la mano, probabilmente era schizzinoso. Sarò puzzolente. Due volte ho provato a dargli la mano, non ha voluto stringermela. Puzzo.
campo non so dove campeggiare, qua intorno è tutto campo. Oh, come al solito. Oltretutto fa anche freddo. Freddino, c'è il vento gelato. Ah, finalmente ho trovato un buon posto. Un buon posto più, se si fa per dire. Sempre tra i campi. Ho dovuto mettere la torcia dietro. Sono stanco, c'ho fame. Va bene, monto la tenda e vi saluterò in tenda. Non c'ho più voglia di fare sta vita che devo cercare ogni volta dove cazzo dormire, porca. Monto la tenda, anche perché sta roba mi flash. 44 km, 44. 44 km. Comunque finalmente ho trovato un posto. Sembra di essere un posto tranquillo. C'è sempre la strada vicino, ma è un posto tranquillo secondo me. Sono ben nascosto. Spero che nei prossimi giorni diventerà più interessante. Sicuramente diventerà interessante sulla costa. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Buonanotte.